Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Gesù faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando la 24ª domenica del tempo ordinario. Come vedete, in questa celebrazione sarà anche amministrato un sacramento del battesimo, per cui quest'ultima omelia è importante soffermare in quest'ultima omelia l'attenzione sulla prima parte del Vangelo che abbiamo osservato, cioè quel grande atto di fede fatto da Simon Pietro circa la vera identità di Gesù, e poi vedere come San Giacomo nella seconda lettura ci ha ricordato come si vive autenticamente la fede cristiana. Voi sapete che il battesimo dei bambini ha senso perché gli viene tolto il peccato originale, perché diventa membro della Chiesa, ma anche perché gli viene infusa la grazia santificante con tutte le virtù, la principale delle quali è la fede. Quando io poi più tardi, così capire anche quello che succede, accenderò una candela, la consegnerò a genitori e madrina e gli dirò: guarda che questa lampada rappresenta la fede, voi fate in modo che questa lampada che oggi vi viene consegnata e che sta nella vostra responsabilità non si spenga, perché la fede non ce l'abbiamo una volta per sempre, può crescere, può diminuire o disgraziatissimamente si può anche perdere, oppure diventare sterile, cioè è morta, ce l'hai perché ti è rimasta una briciola, un qualcosa, un ricordo, ma è quasi come se non ce l'avessi. Ecco, su queste cose mediteremo insieme. Allora, Pietro fa un grande exploit. La domanda che Gesù fece ai discepoli la fa a tutti noi e dobbiamo rispondere, anche i genitori e la madrina. Tu che pensi di Gesù? Chi è Gesù per te? Bisogna pensarci bene prima di rispondere a questa domanda. Nel Vangelo di Marco c'è questa cosa bella, no? Allora, Marco era la penna di Pietro, penso che lo sappiate. E che succede? Nel Vangelo di Marco Pietro rappresenta il popolo ebraico e riconosce in Gesù ciò che il popolo ebraico si aspettava e che non ha riconosciuto in Gesù e dopo 2000 anni ancora non lo riconosce, cioè il Messia, il Cristo, il compimento di tutte le premesse del Vecchio Testamento. Chi è nel Vangelo di Marco che invece riconosce che Gesù, oltre ad essere il Messia, è anche Dio? In realtà l'ha detto anche Pietro in questa circostanza, come ci informa il parallelo del Vangelo di Matteo. Ma nel Vangelo di Marco, Marco fa una finezza per far capire un messaggio molto importante. Sapete chi è che riconosce Gesù come Dio, l'unico in tutto il Vangelo di Marco? Brava, c'è Barbara qui che le confermiamo sicuramente il mandato da catechista. Il centurione sotto la croce, un pagano, quindi quando vede morire Gesù in quel modo, quindi con tutto quell'amore, subendo un'ingiustizia tanto grande senza vendicarsi, senza minacciare vendetta, ma pregando per i suoi assassini, dice: ah no, io sono un pagano, non c'ho manco la percezione di chi sia l'unico vero Dio. I pagani credevano in tanti dei, ma questo sicuramente è il Figlio di Dio. Capite, no? Quindi
paradossalmente Israele non ha riconosciuto che Gesù era Dio, l'hanno riconosciuto i pagani. Noi oggi che siamo in Italia, noi non siamo discendenti del popolo di Israele, noi siamo discendenti dei romani, cioè siamo discendenti dei pagani, e la Chiesa ha oggi la sua sede non a Gerusalemme, ma dove sta la sede della Chiesa? A Roma, cioè nel cuore di quello che una volta era l'impero romano. Allora, grande Pietro, nel Vangelo di Matteo, in conseguenza di questa sua dichiarazione, Gesù lo nomina primo Papa e roccia della Chiesa. Qui nel Vangelo di Marco, per umiltà, San Pietro non l'ha fatta scrivere queste cose, tanto l'aveva già scritte Matteo. Però che succede? Subito dopo questo exploit di Pietro, che succede? Pietro fa una bruttissima figura, abbiamo sentito. Perché dice Gesù, dice, bene, tu mi hai riconosciuto come il Messia, adesso ti spiego io come pensano in cielo. Adesso io dovrò andare a morire per te e per tutti e dare la mia vita. Pietro dice, ma che stiamo a scherzare? La sofferenza, la morte, mai! E si becca una risposta da parte di Gesù non indifferente, no? Questo è stato approfondito nelle omelie precedenti, in quella di stamattina e di ieri sera. Dice, vattene via, tu sei Satana! Perché tu pensi secondo gli uomini, ma non secondo Dio. Domanda, ma non vi sembra normale che San Pietro dica a Gesù, ma tu vuoi andare a soffrire e a morire? Voi che pensate? Pensate anche della sofferenza e della morte, ci avete paura? Li considerate come grandi mali da cui fuggire a qualunque costo? Oppure i grandi mali sono altri? Perché il messaggio di Gesù è questo. I veri e più grandi mali non sono la sofferenza e la morte. Che la sofferenza e la morte sono eventi transitori. L'unico grande male sulla terra è il peccato, dopo la vita terrena è la perdizione, è la dannazione, è non raggiungere l'eterna salvezza. Chi viene battezzato per la vita eterna. Bisogna vedere se nel corso della sua vita terrena vivrà secondo la fede che riceve e raggiunge l'eterna salvezza. Adesso facciamo un balzo alla seconda lettura. Cosa dice San Giacomo? Dice una cosa molto semplice, guardate. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Vediamo adesso quali sono le opere. Quella fede può forse salvarlo? Voi avete mai sentito dire qualcuno dire, io tanti, io ci credo, io ce l'ho la fede, io credo, mi faccio le mie preghiere, io ci credo in Dio. Cosa dice qui San Giacomo? Dice, guarda, mostrami la tua fede senza le opere. Io invece non te lo dico che ci credo, ma ti farò vedere che ci credo dalle opere che faccio. Vediamo un pochino. Come si vede che un cristiano, secondo voi, ha la fede? Si dovrà vedere in qualche modo? Oppure è un fatto, come dire, intimistico, privato, che rimane a tu per tu, magari qualche volta per conto tuo ti fai qualche preghiera? È questa la fede che noi professiamo, quella che tra poco professeranno anche loro? Io non lo battezzo a Andrea se prima non mi professeranno e noi con loro la fede divina e cattolica, la rinuncia a Satana e credi in Dio Padre, credi in Gesù Cristo, credi nello Spirito Santo, alla Santa Chiesa Cattolica, eccetera eccetera. La fede non è un fatto intimistico, la fede si mostra nelle opere. Quali sono le opere della fede? Vediamo qui San Giacomo passa direttamente all'ultimo step. Le opere sante. Se vedi un poveraccio, un disgraziato, che ha bisogno e tu puoi aiutarlo, tu cristiano, battezzato, lo vedi e dici, buon viaggio, io pregherò per te, mangia e bevi e non gli dai quello che è necessario. Oh, ma che cristiano sei? Quindi le opere devono essere coerenti con la fede che dici di professare. Tu segui uno che è morto per dare la vita ai peccatori e non sei buono a dare 10 euro per pagare un pasto a uno che sta morendo di fame, insomma c'è una sproporzione enorme. Che discepolo sei di Gesù se fai così? Quindi ci sono le opere della vita, ma ci sono anche le opere che costituiscono la pratica della fede. Quali sono? Avete mai sentito dire, io sono un credente non praticante? Che significa non praticante generalmente? Non praticante generalmente significa che non va a messa, quindi che non frequenta la vita della comunità parrocchiale. Ora, frequentare i sacramenti,
Quindi confessarsi, andare a messa, comunicarsi, non è una cosa che è un optional. Qui rimane il discorso di San Giacomo. Se non hai le opere, questa fede non ti serve a niente. Cioè non si può pensare di poter essere credenti e non praticanti, perché i sacramenti che la Chiesa celebra, allora, speriamo che riesco a essere chiaro, Allora, abbiamo visto che la fede si compie nelle opere sante che uno deve compiere, ma per compiere le opere sante, insegna la Chiesa, tu c'hai bisogno della grazia di Dio, capite? Perché le opere sante noi da noi stessi non le facciamo, nessuno di noi pensi di fare le opere sante, perché se poi se qualcuno lo pensa, ci sono dei passaggi del Vangelo che ti sfidano. Voglio vedere se siamo capaci di perdonare chi ci ha fatto del male, come dice Gesù, di amare il nemico, di pregare per quelli che ci trattano male, di parlare bene di quelli che parlano male di noi, eccetera, eccetera. Quindi le opere sante sono impegnative, non le possiamo fare da noi stessi. C'è bisogno della grazia di Dio. Dove attingo la grazia di Dio? Dai sacramenti. Per istituire i sacramenti, Gesù è morto in croce, non si è fatto una passeggiata. La messa, per chi non lo ricordasse, ogni tanto è bene rinfrescarlo, dietro l'altare e sopra l'altare c'è un crocifisso, non così tanto perché è bello, perché sull'altare il sacrificio della croce che Gesù ha compiuto 2000 anni fa si compie e si attua. Il sacerdote consacra il pane e il vino che trasforma nel corpo e nel sangue di Cristo, che si trovano sull'altare separati l'uno dall'altro, esattamente come il sangue di Gesù fuoriusciva dal suo corpo mentre stava crocifisso. Non è un gioco questo, non è un ritarello, una funzione, un di più, capite? Non andare a messa significa, anche se uno non ci pensa, disprezzare, infischiarsene del fatto che il Figlio di Dio ha versato il sangue sulla croce per te. È chiaro che nessuno, voglio sperare, manchi alla messa con questa intenzione, quindi di fare questo sfregio, ma di fatto l'indifferenza questo significa. Il battesimo di Andrea viene amministrato per la remissione dei peccati, giusto? Che peccati c'ha Andrea? Personali? Nessuno. Però voglio ben sperare, altrimenti dovete andare a casa, che crediate che esista il peccato originale. Come tutti quanti i figli di Adamo, lui ha contratto la macchia dei nostri progenitori nell'atto stesso del suo concepimento. È un peccato che lui non ha commesso, ma che gli è stato trasmesso, ma che inerisce alla sua persona come propria. Il problema però è che oltre al peccato originale esistono anche quelli che si chiamano tecnicamente i peccati attuali, cioè quelli che si fanno con gli atti. Facciamo così, vi ricordate come ha detto Gesù nel Vangelo? Chi di voi è senza peccati? Punto interrogativo. Ma insomma, qualcuno ogni tanto va dicendo in giro: io non faccio niente di male. Io dico: beato a te chi dice io non faccio niente di male, figlioli miei cari, io ve lo dico perché vi voglio bene, sono il vostro parroco, sono un sacerdote. O parla, e speriamo, perché non si rende conto, quindi per incoscienza, o è in malafede. Perché la Sacra Scrittura, i libri sapienziali, dicono che il giusto, quindi non il peccatore, quindi non chi vive lontano da Dio, quindi chi ci prova a vivere in grazia di Dio, addirittura pure chi va a messa tutti i giorni, pecca 7 volte al giorno. Quindi vuol dire che con una settimana quanti ne ha fatti? 7 per 7, 49. Sapete che Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali: confessatevi una volta ogni 8 giorni. Qualcuno dice: ma confesso una volta ogni 8 giorni, che gli dico al prete? Ah, se fai attenzione ce n'hai almeno ogni 8 giorni, 7 per 8 quanto fa? Ce n'hai almeno 56. A voglia, capito? Una bella confessione dura almeno un quarto d'ora, per dire tutti quanti. Il problema è che non ci rendiamo conto di tutti quelli che abbiamo fatto, ci rendiamo conto di qualcuno. Allora, se uno non si confessa mai, tutti i peccati che c'ha sulla coscienza si ritiene. E il peccato, che è il vero male di questo mondo, è il produttore di ogni male. Tutti i mali che noi vediamo in questo mondo, compresi i mali fisici, compresi le pandemie, io dall'inizio della pandemia che lo dico, voglio vedere quanti cattolici credono che una malattia, qualunque malattia, pandemia, dall'influenza alla pandemia terrificante, ha come causa remota, perché questo lo insegna la Chiesa, il peccato dell'uomo, i peccati nostri, anche i miei. Lo sapevate che la Chiesa insegna questo? Ogni male che esiste, fisico, psichico, morale, spirituale, ha origine solo dal peccato dell'uomo, cioè dagli atti con cui la nostra volontà compie il male, si allontana da Dio, si allontana dalla sua legge.
Capite? Di tutto il male che vediamo nel mondo, molta gente dice: ah, se Dio esistesse toglierebbe il male. Poi vedrà che quando morirà e si presenterà davanti al Signore, il Signore gli farà vedere: guarda che mio figlio il male se l'è preso tutto quanto sulle sue spalle per aiutare te a sopportarlo e per darti la salvezza, ma tutto quello che hai visto nel mondo non dipende da me, ma dipende da te e da tutti quanti i tuoi fratelli e sorelle, membri della razza umana. Adesso questa cosa noi ci possiamo credere o non credere, ma figlioli miei cari, quando saremo morti, e tra 100 anni, così nessuno fa gesti apotropaici, diciamo che tra 100 anni siamo sicuri che siamo morti tutti quanti, capite? Se non si muore del coronavirus, si muore di qualche altra cosa, quindi di questo e di quell'altra stessa cosa, insomma, no? Tra 100 anni queste cose voi le vedrete. Poi vi ricorderete: ma Don Leonardo l'aveva detto durante l'omelia. Solo che queste cose, siccome sono cose di fede, in questo mondo non si possono dimostrare, perché se si potessero dimostrare, San Paolo dice: la fede, se tu lo puoi dimostrare, non è più fede. D'accordo? Se è fede, ci devi credere senza che sia dimostrabile, però pur non essendo dimostrabile è verosimile. Allora chiudiamo, andiamo a battezzare Andrea, che se no si arrabbia che ci mettiamo troppo tempo. La fede è una cosa grossa, è un dono di Dio, va alimentata con la preghiera, con i sacramenti e vissuta nelle opere. Se manca uno solo di questo step, capite? Battezzati, comunicati e cresimati, non è detto che vadano in paradiso. Io ve lo auguro a tutti quanti, no? Qualche giorno fa un mio caro amico Don Pierpaolo mi ha mandato un link, ve lo racconto, chiudo con questa cosa, no, non lo sa quasi nessuno, per farvi capire. Ci sono stati 3 battezzati eccellenti che furono cacciati dalle scuole cattoliche perché si comportavano male. Il link era un invito ad essere sempre amorevoli anche con i cattivi. Vi dico cosa facevano questi bambini. Allora, uno faceva gli scarabocchi sui libri di geografia, un altro prendeva a pugni i suoi amichetti e un altro c'aveva qualche giornalino, non proprio troppo per la quale, voi che siete grandi mi capite, nascosto a scuola. Sapete chi erano questi 3 cacciati dalle scuole cattoliche? Hitler, il primo. Mussolini, il secondo. Stalin, il terzo. Capite? Quindi le grazie al Signore ce le dà, ma in parte come viviamo e anche in parte anche come ci trattano, perché ecco perché non dobbiamo mai giudicare nessuno, no? Queste brutte esperienze che questi personaggi che hanno fatto guai nella storia hanno vissuto, quanto hanno segnato questa non accoglienza, questo non sentirsi corretti ma cacciati via, no? Bene, mi sono dilungato anche troppo, adesso facciamo un istante di silenzio e poi battezziamo Andrea. Siano lodati Gesù e Maria.